Le circostanze richiedono un'azione ferma e immediata da parte nostra. Ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Attacco all'Ucraina da più fronti, anche dalla Bielorussia. Esplosioni a Kiev e in altre città. Suonano le sirene antiaeree. Sono alla periferia nord di Mykolaiv. Questa mattina, circa alle 6, ora locale, sono arrivati 5 missili su questa postazione rinforzata dell'esercito ucraino. Stanno ancora estraendo i corpi, che sono tantissimi. Molti si chiedevano nei giorni scorsi quando sarebbe entrata in gioco pesantemente l'aviazione russa. La risposta è questa notte, e non solo qui a Mykolaiv, ma in tutto il paese. Burn, motherfucker! Questa è la prima linea del fronte di Mykolaiv, sta dentro una trincea. I bunker dove dormono sono piccolissimi. Ci si entra in due, tre alla volta. Si fanno i turni per dormire. Dentro ci sono sempre i giubbotti antiproiettili, i caschi pronti e anche le armi. Armi sempre cariche. Qui c'è un RPG pronto sotto. Lì ci sono le linee russe. Io non mi avvicino più di così. Questo è l'M14 sulla via per Kherson. I mezzi che hanno vissuto la battaglia in questi due giorni sono tutti qui. Questo è l'avamposto della prima linea. Qui si combatte per spingere indietro i russi. Siamo a 30 km da Kherson. Ora mi sta dicendo che farà caldo, cioè vuol dire che ci stanno per bombardare. Loro ridono, io no. Si sentono i colpi in partenza. Stanno bombardando lì. Arriva qualcosa, meglio rientrare. Tichka, drone. Drone, Rasky drone. C'è un drone che vola qua sopra, e quindi cerchiamo di stare tutti nascosti al riparo. Ha appena 20 anni ed è stato già a Donetsk, Luhansk. È un mese che combatte, adesso è qui. Si è fatto sempre la prima linea, sempre la linea del fronte. Un ragazzo, ma sulla faccia ci sono i segni di tante battaglie.